tutti ragazzi e ragazze, eccoci qui. Mi fa sentire un po' un avvoltoio ammettere questa cosa, però vi devo confessare che io avevo veramente bisogno di una polemica interessante per riprendermi da questo periodo spaventoso. Noi non ci vediamo da almeno 3 settimane, quindi ragazzi penso di dovervi delle scuse. Purtroppo è successo quello che doveva succedere prima o poi, proprio era questione di tempo, cioè ho avuto un mental breakdown di quelli proprio da cui ti puoi riprendere soltanto partendo per una lunga vacanza, il che ragazzi è quanto dire, visto che siamo in zona rossa, proprio ci dovrei scrivere un libro, Breakdown in Lockdown. Ma ragazzi, non c'è niente che possa riaccendere la fiamma della vita quanto un accendino di erfaina e quanto una bella dose di indignazione. Abbiamo già parlato di un personaggio dalle idee piuttosto controverse, ovvero per l'appunto Damiano Erfaina, e oggi ragazzi parleremo nuovamente di costui. Questa volta però ragazzi bisogna dire che la cacca l'ha pestata proprio bene, proprio l'ha centrata con tutto il piede, anzi con tutti e due i piedi. Recentemente infatti ragazzi Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, naturalmente aveva pubblicato delle stories in cui si lamentava di avere subito catcalling, ovvero di avere subito dei fischi e di avere ricevuto complimenti non richiesti per strada mentre faceva sport, diciamo così, e in particolare ragazzi Aurora lamentava che questa cosa si ripeta sistematicamente nella sua quotidianità. Queste stories ragazzi, come ogni peto di Aurora Ramazzotti, sono diventate virali e di fatto è stato un modo molto efficace per sensibilizzare sull'argomento, perché subito dopo queste stories il fenomeno del catcalling ragazzi è salito proprio in tendenza, proprio in cima alla lista degli argomenti di discussione più urgenti e più frequenti. È così che ragazzi Damiano Erfaina ha pensato che a qualcuno potesse essere utile la sua opinione sulla questione del catcalling, e quindi ha espresso questa opinione nelle stories con la delicatezza con cui solo lui sa trattare questi argomenti, dando un enorme contributo all'umanità in termini di pace e uguaglianza. Non sto qui ragazzi a spoilerarvi il disagio, vi dico solo che alle sue stories ragazzi hanno risposto tanti altri influencer scioccati dalle sue parole, schierandosi pienamente dalla parte di Aurora Ramazzotti. Oggi ragazzi vedremo le stories di Aurora Ramazzotti, quanto è difficile dire Aurora Ramazzotti? Oggi ragazzi vedremo le stories di Aurora e soprattutto vedremo quelle di Damiano, perché dobbiamo assolutamente chiarire i motivi per cui ciò che è uscito dalla sua bocca sia totalmente sbagliato. Dopodiché ragazzi vedremo insieme anche che cosa hanno detto gli altri influencer che si sono espressi in questi giorni sul fenomeno del catcalling, che è stato tanto sminuito da Damiano Erfaina. Tra questi ragazzi c'è anche la fidanzata di Damiano, che ha drasticamente peggiorato le cose, cioè il livello delle sue argomentazioni non si rasenta neanche al mercato del pesce, il che è quanto dire, visto che il mercato è una fauna di catcaller. A questo punto ragazzi bentornati nel nostro videogiornale settimanale. Prima di addentrarci nella polemica ragazzi ripassiamo il significato del termine catcalling. Si chiama catcalling l'atto di fischiare a una persona che passa per strada per sottintendere ehi, mi piace il tuo corpo, sono fisicamente attratto da te. Sempre catcalling è considerato l'urlo di un complimento non richiesto nei confronti di una donna che passa o in alcuni casi di un uomo che passa. Questa forma di molestia viene definita per l'appunto catcalling dall'inglese chiamare il gatto, perché quando chiami un gatto per lo più un gatto randagio che passa per strada, come lo richiami, fai questa cosa tipo no? E quindi viene usato questo termine molto indicativo. Nella maggior parte dei casi a subire catcalling sono le donne. Il catcalling non è una tecnica di rimorchio, è da essa, sì, cioè è da esse, dalle tecniche di rimorchio si distingue in maniera molto netta, perché non è finalizzato all'avvicinamento della donna. Cioè se ti interessa approcciare una persona, tu ti avvicini educatamente, ti presenti, cioè quantomeno non rischi di mortificarla, ecco, mentre il catcaller vuole informare la vittima che il suo corpo le piace, pur sapendo che la vittima non smetterà sicuramente di camminare per andare da lui e dirgli piacere, mi chiamo Gertrude, grazie per avermi approcciato fischiandomi alle spalle, è proprio il tipo di incontro romantico che sogno sin da bambina, secondo per romanticismo solo al cazzo in chat. Essendo dunque ovvio
ovvio che il catcalling non si concluderà con una cenetta a lume di candela. In genere, ragazzi, il catcalling viene inquadrato come una mera manifestazione di potere, perché il catcaller sa, anche se magari non lo ammette, ma sa che esiste la possibilità che la donna si senta mortificata, la donna che riceve il fischio o l'urlo, che si vergogni, ecco, che abbassi lo sguardo o che reagisca male. Ma questo in realtà, ragazzi, per il catcaller risulta un incentivo, perché il fatto che la donna si vergogni e che abbassi lo sguardo gli dà la sensazione di stare sottomettendo quella che a tutti gli effetti diventa per l'appunto la sua vittima. Quindi è un gioco di sottomissione sessuale che un uomo di scarsa cultura può trovare eccitante dal punto di vista psicologico, perché sottomettendo la donna che passa va a confermare la propria mascolinità, e questo gli dà un grande senso di sollievo, perché conferma a se stesso di essere etero, cioè prova a se stesso la propria appartenenza al gruppo sociale dei maschi etero, cosa che per la sua identità deve necessariamente essere di fondamentale importanza. Quindi questo, ecco, abbiamo anche definito il prototipo di uomo che pratica il catcalling. Quindi ovviamente ricordiamo che parliamo di una specifica tipologia di uomo che ha un'identità molto debole. Ed ecco spiegato perché, ragazzi, quando una donna reagisce al catcalling alzando per esempio il dito medio o comunque rispondendo male, spesso il catcaller cambia atteggiamento e inizia ad insultarla, le dà, non lo so, della cessa, le dà della toia, le dà della di legno, perché non si è prestata alla sottomissione e quindi l'identità del catcaller ne esce indebolita. Ora, perché il catcalling non può essere considerato un complimento? Semplicemente perché, ragazzi, non mira a lusingare il ricevente in maniera disinteressata, ma ha il secondo fine di esercitare un dominio attraverso un atto di prepotenza. Per questo motivo, in realtà, ragazzi, è estremamente facile, secondo me, distinguere un complimento dal catcalling. Cioè, ne riparleremo di nuovo più avanti. Andiamo per ordine. Essendo il catcalling un gioco di sottomissione sessuale, ne consegue che, sebbene con più rarità, anche gli uomini lo possano subire, e di solito, ragazzi, lo subiscono non da parte di donne sole, ma da parte di un gruppo di donne che, essendo in gruppo, vogliono manifestare la propria superiorità, perché si sentono fortificate dal branco e quindi magari sottomettono un uomo urlandogli qualche complimento che potrebbe spiazzarlo, che potrebbe metterlo in imbarazzo, che potrebbe per l'appunto sottometterlo. Il gioco è sempre quello. Un'osservazione interessante sul perché il catcalling non possa essere un complimento l'ha fatta Kekka Flo, fondatrice della pagina Alpha Woman, se non sbaglio è la fondatrice di questa pagina, nonché laureata in giurisprudenza, che spiega in termini proprio facili facili perché il catcalling sia deumanizzante. Vi faccio vedere qualche estratto dalle sue stories. Quello che volevo fare è rispondere a chi sostiene poi che si tratti di complimenti. Va bene, poniamo il fatto che si tratti solo di complimenti. Perché si dà per scontato che a una donna piaccia ricevere dei complimenti, degli apprezzamenti da sconosciuti per strada? E soprattutto, perché i stessi sconosciuti che fanno questa cosa nei confronti delle donne non la fanno nei confronti degli altri uomini, magari per complimentarsi per una moto? Perché non si vede mai uno urlare per strada: "Oh, che bella moto!" a uno che passa: "Oh, che macchina stupenda!" E avete questa genuina ed indefessa passione per il dispensare, per il regalare apprezzamenti alle persone? Lo fate solo nei confronti delle ragazze che passano, e non magari degli uomini che hanno delle belle "Oh, bro, scarpe stupende!" Perché? Perché si dà per scontato che le donne siano lì per farsi apprezzare, per farsi valutare. Magari è una persona che sta andando al lavoro, ha avuto un grande dolore, gli è morta la madre, ha un problema enorme a casa. No, lei deve stare là, deve fare la parata per ricevere qualche apprezzamento. Quello è lo scopo delle nostre vite. È deumanizzante, perché ci trattate come si fa coi cani, no? Che passa un cane: "Oddio, che bel cucciolo!" Toglietevi dalla testa che alle donne interessi sapere se le trovate attraenti o meno. Chiarito tutto ciò, ragazzi, una volta che abbiamo definito il catcalling, cosa è successo di preciso? Cioè, andiamo al so
sodo, andiamo al gossip. Allora ragazzi, è successo che Aurora Ramazzotti un bel giorno abbia pubblicato queste stories. No, succede ancora di frequente, tra l'altro, il fenomeno del catcalling. E se non sapete cos'è il catcalling, vi lascio la definizione qui. Comunque, cioè, sono l'unica che ne è vittima costantemente, nonostante io sia anche una che di solito si veste un po' da maschiato, ma appena mi metto una gonna, o come in questo caso, mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa un cacchio di caldo, io debba sentire i fischi, i commenti sessisti, le schifezze. A me fa schifo, mi fa schifo. E se sei una persona che lo fa e stai vedendo questa storia perché ti arriva in qualche modo, sappi che fai schifo. Quindi ragazzi, per farla molto breve, Aurora Ramazzotti, come avete visto, ha denunciato di subire catcalling regolarmente quando va a fare sport o comunque non appena mostra un centimetro di coscia, tutto normale. E chiaramente questa denuncia, ragazzi, è stata ricondivisa da molti giornali, tra cui il Corriere. Ci si aspetterebbe nient'altro che indignazione di fronte a una denuncia di questo tipo, ma in verità, ragazzi, il mondo fa schifo. Infatti, ragazzi, Aurora Ramazzotti ha ricevuto dei commenti alquanto imbarazzanti, non per lei quanto per chi li ha scritti. I commenti ripostati dalla stessa Aurora, ragazzi, sono questi. Cominciamo da quello che secondo me è il più interessante di tutti da commentare, da discutere. Sarà peggio quando nessuno ti fischierà più. Allora, questo commento, ragazzi, implica che ricevere catcalling sia una bella cosa, tutto sommato, perché significa che sei bella, cioè devi essere molto bella per arrivare a ricevere determinate molestie per strada, cioè, capito, te le devi pure meritare le molestie, non lo so, lo fanno un corso online. E quindi ti devi sentire onorata di sentirti urlare a buona, perché appunto significa che sei bella, e non essere considerata bella dagli uomini è un fallimento, cioè, chiariamo, dove lo trovi il coraggio di andare a comprare il pane se durante il tragitto nessuno ti fischia dietro? Cioè, che razza di scherzo della natura sei? A questa linea di pensiero, ragazzi, si allineano diversi altri commenti, come ad esempio: chi sei? Vivi la tua vita che nessuno ti guarda, sei come tante altre, ma chi te ca? Ok, fischiare da morti di ma lei parla come se fosse una bella ragazza, ma chi la fischia? Poi quando non vi più nessuno piangete, neanche tu fossi Miss Mondo. A giudicare da questi commenti, ragazzi, sembra che denunciare di subire il catcalling pubblicamente sia considerata tipo una mancanza di modestia, capito? Perché tu stai sbattendo in faccia a tutti che tu sei bella, sei talmente bella che quando passi gli uomini non controllano più il diaframma, quindi gli portano certi fischi. Cioè, secondo queste persone, ragazzi, Aurora non si sta lamentando perché è realmente schifata dal catcalling, ma per vantarsi della propria eccentrica bellezza. Addirittura, ragazzi, un utente ha avuto pure la fantasia di dedicare ad Aurora questa storia in cui condivide la faccia di Aurora che fa una smorfia, cioè quindi una foto in cui è venuta male di proposito, boh, e scrive: Auro, se qualcuno te fa due fischi, ringrazia senza fa tutte ste sceneggiate, che o sei passata davanti a un ipovedente o davanti al CIM. Su via, non sei tua madre. A tale poesia, ragazzi, questo utente, che tra l'altro è un utente con l'apostrofo, cioè una donna, allega un sondaggio in cui chiede: i fischi ad Aurora è acufene o era Bocelli? Quindi, ragazzi, parafrasando, i fischi ad Aurora o se li è immaginati Aurora stessa oppure le ha fischiato un cieco. E questo è il massimo del ragionamento critico che tale utente è riuscita a fare, cioè ha totalmente sorvolato sulla questione del catcalling per concentrarsi sul fatto che Aurora le molestie non se le meriti perché non è abbastanza bella, capito? Sì, è esattamente questo il punto focale della questione. Complimenti per la mira. Il problema di questi commenti, ragazzi, è che non tengono minimamente in considerazione quello che dicevamo inizialmente quando abbiamo definito il fenomeno del catcalling, e cioè non tengono in considerazione che il catcalling non sia un modo per fare dei complimenti. Quindi, a costo di essere ripetitiva, se mi urli mentre sto camminando non mi stai facendo un complimento, mi stai molestando, e fin qui ci siamo tutti. Però perché? Cioè, vorrei cercare di far capire un attimino meglio questa cosa, perché
perché mi è sembrato che ad alcune persone non sia chiaro come riconoscere il confine tra molestia e complimento. Cioè, ma mi è sembrato che alcune persone proprio genuinamente abbiano chiesto: sì, ma come faccio a capire se sto superando il limite? Quindi, senza cattiveria, vorrei parlare di questa cosa. Allora, se io dico a una persona con cui sto per andare, per esempio, a cena, oggi sei particolarmente bella, oppure durante un caffè le dico: sai, ti trovo una persona veramente brillante, è sicuro che le farà piacere, perché il contesto è intimo, cioè c'è una stima reciproca tra i due interlocutori, per cui è possibile che a quella persona faccia piacere sapere di essere apprezzata da me. Se viceversa non ci conosciamo, non abbiamo alcun tipo di confidenza, tu non ti puoi permettere di fare apprezzamenti sul mio corpo, perché punto primo, il contesto non è idoneo, io non conoscendoti potrei addirittura temere che tu sia un maniaco che mi seguirà fino a casa. Punto secondo, cioè io non ti conosco, per cui c'è il 100% delle probabilità che io non abbia stima di te, perché appunto non conosco i motivi per cui dovrei avere stima di te, per cui c'è il 100% delle probabilità che la tua approvazione non mi interessi, cioè a conti fatti, quindi te la puoi tenere per te la tua approvazione. Non mi serve sapere che per te sono bella, quindi perché me lo devi dire? Cioè, ma poi immaginate un mondo in cui ognuno di noi esprime ad alta voce la propria impressione, cioè il proprio giudizio sui passanti. Cioè, immaginate un mondo del genere, cioè sarebbe proprio esasperante a un certo punto. Non so se avete mai visto il film What Women Want. In questo film c'è il protagonista che comincia a sentire i pensieri delle donne, quindi di conseguenza sente anche cosa le donne pensino di lui, e questa situazione a un certo punto per il protagonista si rivela esasperante, perché lui non vuole veramente sapere cosa le donne pensino di lui. Grazie, Flo. Non so di che, chiappe d'oro. Ecco, immaginate una situazione del genere, però non è che sentiamo i pensieri degli altri, quindi siamo noi che ci stiamo intrufolando nelle loro menti, ma sono gli altri che si arrogano il diritto di farci sapere e di dire ad alta voce, pubblicamente, quello che pensano di noi, senza neanche conoscerci. Cioè, sarebbe un pianeta più inabitabile di quanto già non sia. Ma poi quello che penso io, ragazzi, è quanto egocentrismo c'è nel credere che ciò che penso io di un passante sia così interessante da dover essere detto ad alta voce. Secondo me c'è tanto egocentrismo in questo. Comunque, andiamo avanti. Anche questo commento, ragazzi, fatto sempre ad Aurora Ramazzotti, è di un certo livello. Ma è la stessa che soffriva perché a scuola dicevano che era brutta, ora si duole perché le dicono che è buona. Sì, esatto, cioè infatti il problema non è sentirsi dare dei giudizi negativi sul proprio aspetto, ma sentirsi dare giudizi non richiesti sul proprio aspetto, che siano essi positivi o negativi. È proprio il concetto di sentirsi in diritto di formulare un giudizio ad alta voce sul corpo di un'altra persona ad essere sbagliato. Ora, ragazzi, a questi commenti Aurora risponde con delle stories in cui si dice più ferita del solito da questa shitstorm, perché nonostante sia un fenomeno che tante donne sono costrette a subire ogni giorno e che si ripercuote anche sulla loro qualità di vita, tanto odio in realtà lei lo ha ricevuto proprio da altre donne. Vi faccio vedere le stories. Questi sono i commenti sotto al post del Corriere che ha ripreso le mie parole di ieri sul catcalling. Non so perché, ma questa volta fa più male del solito. Sarà che forse è un fenomeno che sì, mi riguarda, ma riguarda veramente tantissime donne, e alcune lo vivono molto peggio di me, alcune non escono, non fanno certe strade, non si vestono più in una determinata maniera per colpa di questo fenomeno. E non sono neanche gli uomini che riducono tutto all'aspetto fisico, addirittura sembra che ci siano dei requisiti per essere meritevoli del catcalling, che io non ce li abbia, perché in quanto cesso non me lo merito, no? Chi mi fischia del resto? Sono le donne che mi sconvolgono. Come fai a dirmi che piangevo da ragazza perché ero brutta e adesso mi lamento perché mi fischiano e mi dicono che sono figa? Come fai?
punto, ragazzi, dopo che la questione del catcalling è diventata l'ordine del giorno sui social, dopo che in questi giorni tante pagine hanno cercato di sensibilizzare sull'argomento, ebbene, ragazzi, un poeta del XXI secolo ha pensato di esprimere la propria opinione controcorrente sull'Instagram. Il fatto che costui si sia espresso, ragazzi, è di fondamentale importanza per le minoranze, visto che lui si è autoproclamato su Instagram la voce di chi non ha voce. È una donna? No. È una persona nera? No. È omosessuale? No. È disabile? No. Appartiene a una qualsiasi minoranza che abbia meno voce rispetto a qualcun altro? Ebbene, no, ragazzi. Dunque io correggerei la descrizione per definirlo la voce di chiunque abbia sempre avuto voce. E sto parlando, ragazzi, di Damiano Erfaina, un influencer celebre per i suoi video di indignazione sociale, cioè lui parla spesso di attualità, e il suo approccio è tendenzialmente populista. Lui si esprime in romanesco, quindi diciamo che di base è giusto non aspettarsi delle orazioni ciceroniane da parte sua, nel senso i contenuti, anche se di rilevanza sociale, sono sempre discussi da lui in modo leggero e talvolta anche tendente un po' al comico, cioè tende comunque a buttarla in caciara volontariamente. Spesso, ragazzi, Damiano Erfaina è stato al centro di polemiche per via di alcune opinioni, diciamo, controverse, cioè è capitato proprio tante volte. Tuttavia, ragazzi, penso che una shitstorm come quella che ha subito nell'ultima settimana non gli sia mai capitata, e ho ragione di crederlo, perché questa volta, ragazzi, l'ha fatta fuori dal vaso in maniera proprio irrecuperabile. Che cos'è successo? Allora, ragazzi, Damiano ha visto le stories di Aurora Ramazzotti e ha trovato questo suo lamentarsi dei fischi ricevuti per strada un'esagerazione, perché secondo la sua visione delle cose il catcalling in realtà sarebbe un complimento, per cui Damiano non riesce a collegare il suo concetto di complimento al concetto di molestia, cioè non capisce come sia possibile costruire un percorso mentale simile, e piuttosto che stare lì ad interrogarsi, piuttosto che andare a consultare il manuale di questioni di genere che tiene sicuramente sul comodino, ha deciso di impugnare impulsivamente Instagram e recitare la seguente poesia che commenteremo strofa dopo strofa. Sipario. Capisce uno, che ne so, se ha passeggiato e viene là, te rompe proprio perché lo posso capire, o te insulto, ma se uno ti, ma che c'è, manuale di rimorchia, ma uno passa, che ne so, vede tu belle gambe, ah, almeno quando ero piccolo, ah, fantastica, e mica ti ho detto vaffanculo brutto, c'è, sao, ma c'è, io il catcalling per due fischi, per due fischi il catcalling. Quindi, ragazzi, l'autoproclamatosi voce di chi non ha voce sta scimmiottando chi per due fischi parla di catcalling, perché dare un nome tecnico anglofono alle cose nel suo mondo è più ridicolo di chiamare un fenomeno due fischi. Vabbè, si può sempre discutere sulle etichette, che ricordo sono utili anche per fare ricerche sulle statistiche, cioè non soltanto per cambiare il mondo. Tuttavia, ragazzi, c'è ben poco da discutere quando Damiano dice che quando lui era piccolo era del tutto normale urlare a una ragazza a gran voce "A fantastica!" e fischiarle dietro come se fosse un cane. Tra l'altro io al mio cane, cioè, ci tengo a sottolineare che non fischierei mai con tale arroganza, anche perché non so fischiare, ma questa è un'altra storia. Cioè, io mi sentirei una cafona persino in casa mia. Ma lui no. Per Damiano, ragazzi, questo da ragazzo era un gioco, e adesso non si capacita del fatto che ad oggi qualcuno vorrebbe privare i maschi come lui della libertà di fare questo. A fantastica! A una sconosciuta. Quello che, ragazzi, Damiano sicuramente non sa è che molte donne, per evitare una cosa fastidiosa come questa, a fantastica, modificano le proprie abitudini quotidiane complicandosi la vita. Ad esempio, cioè, se io sto andando a comprare il pane sul marciapiede, c'è un gruppo di uomini che può essere di qualsiasi età, nel senso che può essere un gruppo di uomini che sono miei coetanei, può essere un gruppo di ragazzini molto più piccoli di me, può essere un gruppo di uomini molto più grandi di me, e può anche essere giorno, può anche essere sera, ma io di norma, ragazzi, cambio marciapiede, mi costringo a fare un percorso scomodo per
perché il panificio è proprio su quel marciapiede e io devo attraversare due volte la strada come una scema. E questo perché, ragazzi, l'esperienza mi ha insegnato che se non cambio marciapiede mentre passo vicino a quel gruppo, nel migliore dei casi calerà un silenzio imbarazzante, cioè tutti gli occhi saranno puntati su di me mentre io fingerò di non accorgermene. E questo nel migliore dei casi. Invece, ragazzi, nel peggiore dei casi mi chiederanno dove sto andando, se voglio essere accompagnata, mi faranno dei complimenti non richiesti. A quel punto io li guarderò per pochi secondi e valuterò l'età, la stazza, quanti sono, quanto è isolata la strada, quanto è buia la strada, quanta paura mi trasmette la faccia del mio catcaller, e sulla base di questo algoritmo calcolerò se reagire abbassando gli occhi, accelerando il passo, fingendo di non aver sentito, incassando l'umiliazione di non aver reagito ad una molestia, oppure alzando il dito medio. E tutto questo avviene perché sono bella? No, ragazzi, questo avviene perché sono delle teste di cazzo. E non importa quanto io faccia pietà quel giorno, perché la fondamentale intenzione del catcaller è quella di dimostrare ai propri amici di essere estremamente eterosessuale, così da sentirsi più approvato dalla sua piccola comitiva di trogloditi. Ora, è sicuro che... Attenzione, perché potrei aver parlato generalizzando, è sicuro che passando vicino a un gruppo di uomini tutto questo disagio accadrà realmente? Ovviamente no, ragazzi, cioè io mi faccio questo flash nella mia testa, ma non è detto che ciò accadrà, perché come ben sappiamo non tutti gli uomini si sono fermati allo stadio di primate, cioè ci sono alcuni uomini che comunque hanno letto anche qualcosa di più complesso degli ingredienti dello shampoo in gabinetto. Tuttavia, passare vicino a un gruppo di uomini mette comunque a disagio, pure se lo sai che non è detto che ciò accada, perché comunque per una questione di sopravvivenza un'esperienza negativa viene immagazzinata più facilmente, per cui si tende a regolare il proprio comportamento sulla base delle esperienze negative più che sulla base delle esperienze neutre. In sostanza, ragazzi, si ricorre all'evitamento perché si è subito un trauma. L'evitamento però è un meccanismo di difesa che quando si manifesta in genere è evidente che ci sia un problema che andrebbe risolto, solo che in questo caso il problema non va risolto all'interno della donna, ma o comunque non solo, ma va risolto nella società, cioè all'esterno della donna. Ragazzi, attenzione, attenzione, la riflessione di Damiano non è ancora finita, purtroppo, infatti prosegue dicendo ciò. Io non so dove cazzo andremo a finire, io ripeto, perché poi non voglio, se qualcuno ti caga il cazzo che viene là, te tocca, te fa, sono d'accordo con te, ma se uno ti dice, a bella, e batte, e die grazie. Allora, tiriamo le fila di questo ragionamento. Allora, io mi sto facendo i fattacci miei, ti passo davanti, tu mi urli. A fantastica! Io mi giro e ti dico grazie. Grazie. È arrivato Peter, devo fargli vedere subito il mio fiore. Effettivamente, se ci pensi, mi 70 anni fa ti dovevo ringraziare se mi stupravi, perché significava che ero troppo bella per tenertelo nei pantaloni. Poi se dopo avermi disonorata mi sposavi pure, cioè te ne dovevo essere riconoscente per tutta la mia vita, quindi... Non ha tutti i torti Damiano, ragazzi. Attenzione, ragazzi, per dimostrare che ha ragione e che non ci sia niente di male nel catcalling, Damiano Erfaina ci porta addirittura delle prove proprio inconfutabili, più inconfutabili di quelle di Amber Heard. Allora, prova numero 1, la scena di un film del 2000 a.C. in cui Carlo Verdone, celebre per i suoi film di grande finezza intellettuale, molesta pesantemente una donna per strada, una scena purtroppo familiare a tutte noi povere disgraziate. Vedi che bel sito! Te ci hanno mai cliccato sopra? Lo sai che c'è un sorriso verticale da favola? Gli manco la parola. Ma chi ti ha scolpito? Michelangelo? Stava in forma quel giorno, Ma perché non ridi mai? Guarda che io sono uno che fa ride, Ma non c'hai sete con Stafa? Ti posso offrire una bibita? Ma fattaci una doccia! Vaffanculo!
Bellissimo, ragazze, cioè, mi sento proprio commossa, cioè, mi sono ricordata di tutte quelle volte in cui tipo ho cominciato a pensare Mizzica perfetto, lo sapevo che nella vita mi dovevano stuprare e lasciare morta in un vicolo, lo sapevo che dovevo fare quel corso di autodifesa che mi avevano consigliato caldamente, no? Che ora manco so come si dà uno schiaffo. Niente, ragazze, non ce la faccio, troppi ricordi. Ecco ragazzi, per Damiano questa intimidazione, nonché questa mortificazione, è del tutto normale, cioè lui non ci vede né un'intimidazione né una mortificazione in realtà, lui ci vede dei complimenti, cioè secondo lui nella vita reale questa tizia si doveva girare e doveva dire grazie. Io, se devo essere onesta, speravo che alla fine questa tizia scorreggiasse dal suo sorriso verticale. La seconda prova portata da Damiano, ragazzi, è una giovane donna emancipata che sostiene la sua tesi, ovvero sua nonna. Se uno passa con la macchina, tu stai andando a fare la spesa, te fischia, te fa... Shh, ah bella! Te che fai? Che vuoi? E te sa fare un complimento, ha detto ah bella, te che gli dici? Ti ringrazio. Ah, mamma, hai visto? Ora ragazzi, cioè, mi viene pure da ridere. Con tutto il rispetto per la nonna di Damiano, che è sicuramente una persona rispettabile, una donna meravigliosa come tutte le nonne del mondo, ma è già tanto se ha potuto votare nella sua vita. Cioè, non è che ci vuole un sociologo per capire che non puoi difendere una tesi accusata di essere patriarcale con un film che è stato girato, non lo so, nell'età d'oro del patriarcato e che è un degno figlio del suo tempo, e chiedendo un'opinione a una donna di una certa età a cui il nipote per ovvi motivi non ha scaricato l'aggiornamento. Cioè, ma dai! Però, ragazzi, però Damiano ci tiene a fare una dovuta precisazione. Per lui è possibile molestare verbalmente per strada una donna adulta, ma non una ragazzina. Quindi non possiamo pretendere di dover dare il consenso per farci fare un commento sul culo, però sull'età ci possiamo mettere d'accordo. È sottointeso che il mio discorso di prima vale per i ragazzi, ovviamente. Certo che se una dei 16 anni gli si affianca uno dei 60, gli fa bella, ma gli tiro una scarpa io se c'è. Mi fa piacere che comunque Damiano, oltre a essersi autodichiarato ex catcaller praticante, comunque non sia anche un pedofilo, cioè a questo punto ogni precisazione risulta fondamentale. Però rendiamoci conto che se lo riteniamo sbagliato nei confronti di una ragazzina, potrebbe anche significare che sotto sotto potrebbe essere sbagliato anche per una donna adulta, perché in fondo sappiamo tutti che ci troviamo in una situazione in cui manca un vero consenso e quindi si tratta tutti gli effetti di una prevaricazione, cioè di una violenza psicologica. Ma Damiano questo non lo sapeva prima di registrare queste stories, ovviamente, anche perché, come dimostra questa sua storia in evidenza, lui, ragazzi, è motivatissimo a battersi contro la violenza sulle donne. Direte, Afai, perché quel segno era ieri la giornata contro la violenza sulle donne? No, tutti i giorni è la giornata contro la violenza sulle donne, non solo il 25 novembre. Fantastica! In conclusione, ragazzi, per Damiano la colpa di questa esagerazione è dell'Italia. Non ho capito perché. Uno è arrivato a dire che io sono un individuo pericoloso solo per il semplice fatto che io ho detto che se un ragazzo fischia e gli dice a bella a una ragazza per strada, sono un uomo pericoloso. Raga, pericoloso. Manco facessi parte del cartello di Pablo Escobar. Io non so se ride o se piagne. Tu mi sei andato a vivere in Nuova Zelanda. Sai qui, tipo Signore D'Anelli. Mi sa che lì non si offende nessuno. Mamma mia, ragazzi. Io non posso dire quello che ho detto. Invece loro, politicamente corretti, possono dirmi che mi danno fuoco, che mi devono rinchiudere. Altre persone che mi augurano di tutto e di più, non sto qui a darvi la sfilza di epiteti che mi hanno fatto, capito? Io non posso dire quello che ho detto, mentre loro possono fare tutto questo. This is Italia! Presto semplicemente un'opinione, guardate che cazzo ho combinato! Il panico ho combinato! Comunque grazie, grazie perché mi fate sentire importante, ragazzuoli! Detto ciò, Italia, Italia, di terra bella e uguale non ce n'è. Bacione.
cose, forse avrebbe preferito non essere in Iran, cioè magari lì si sarebbe sentito più a proprio agio. Naturalmente, ragazzi, dopo queste stories si è scatenata la furia del web su Damiano, cioè Damiano Erfaina è stato inondato di insulti, di minacce, di accuse di essere una persona pericolosa che lui non ha proprio digerito. Io, ragazzi, non sto qui a dire che tutto ciò sia sbagliato, purtroppo questo è il lato oscuro dei social media, o meglio uno dei tanti lati oscuri dei social media, che ricordiamo ha colpito la stessa Aurora Ramazzotti, motivato anche, non solo, ma anche da un Damiano che ha ricondiviso nelle proprie stories la denuncia di Aurora e le ha sostanzialmente dato della melodrammatica, e Damiano ha più di 1 milione di followers, quindi la shitstorm non se la merita nessuno, attenzione, però chi semina vento raccoglie tempesta e chi semina merda raccoglie tempesta di merda. E naturalmente, ragazzi, non può mancare la carta "Ho solo espresso la mia opinione". Io mi devo fare il mazzo di carte tipo le carte di Yu-Gi-Oh! però le carte degli influencer. Allora, era solo un'opinione, era solo ironia, non si può più dire niente. Aggiungetene altre nei commenti e così poi lo faccio. Allora, Damiano, ragazzi, ha espresso un'opinione, concediamoglielo. Lo so che in un mondo ideale sarebbe chiara a tutti la differenza tra opinione e cattiveria, tra opinione e discriminazione, ma purtroppo, ragazzi, questo non è un mondo ideale e non me la sento di accanirmi più di tanto su questa persona, perché alla fine si è scusata. So che molte persone non hanno accettato le sue scuse, so che molte persone hanno ritenuto una paraculata le scuse di Damiano Erfaina, però, ragazzi, dobbiamo pure avere l'umiltà di riconoscere che tutti possiamo sbagliare nei limiti previsti dalla legge, ovviamente, e che quando sbagliamo possiamo comportarci in due modi, cioè possiamo continuare a pretendere di avere ragione oppure ci possiamo scusare, cioè non ci sono molte altre alternative. La seconda scelta, secondo me, ragazzi, va premiata e va sempre data la possibilità di dimostrare che si è compreso l'errore. E inoltre, ragazzi, è importante dire che Damiano ha pubblicato sul proprio profilo un video di scuse che, a differenza delle stories sul catcalling, rimarrà sul suo profilo. È considerata la mole di utenti che questa polemica ha coinvolto, potenzialmente questo video sarà visto da gente, cioè da tanta gente, e potrebbe far riflettere almeno una o due persone sul fatto che ciò che lui ha detto in realtà sia sbagliato, magari persone che ab origine erano d'accordo con lui. Vi faccio vedere il video di scuse di Damiano. Allora, buongiorno a tutti. Prima di iniziare il video voglio leggervi alcune delle cose che mi sono arrivate ieri. Devi morire soffrendo anni e anni. Se ti incontro ti do fuoco. Tua mamma è una p***a. La tua ragazza gli fischiamo noi e poi ce la scopriamo. Peccato che tuo padre è morto, se no fischiavamo noi a lui. Vedete, questa è solo una parte di tutti gli insulti che mi sono arrivati ieri. E ho iniziato il video così non per giustificarmi di quello che ho fatto ieri, ma solo per farvi capire un po' la situazione difficile che sto vivendo in questo momento. Detto questo, voglio scusarmi sinceramente con chi si è sentito offeso dalle mie parole di ieri, si è sentito toccato dalle parole che ho detto ieri. Ho trattato un argomento importante come quello del catcalling con troppa leggerezza, con troppa ironia. Le mie parole non erano sicuramente volte ad offendere l'integrità e la sensibilità di nessuno, e per questo chiedo scusa a chi si è sentito toccato. Oltre a questi insulti mi sono arrivati tanti messaggi di racconti personali, ed ho capito che le mie parole possono aver ferito qualcuno. E non conta quanti ne ho offesi, ne basterebbe solamente uno. E per questo chiedo scusa. Io vivo con tre donne, perché vivo con mia madre, con la mia ragazza, con mia nonna, e quindi capisco quanto è importante condannare atti di catcalling che possono far soffrire le donne in particolare. Chiedo ancora scusa a chi c'è rimasto di me, a chi c'è stato male sicuramente ieri. Spero che però tutto
tutto questo possa finire, perché io sono 6 anni che sto sui social e fino a quando mi hanno insultato a me, anche se ovviamente fa male quando nominano tuo padre che non c'è più, quando ti arrivano minacce di morte, è brutto, ma l'ho sempre sopportato. Chi è vicino a me sicuramente non sa sopportarle nel modo giusto, quindi spero che tutto ciò possa concludersi il prima possibile. Io poi, ragazzi, ho sempre condannato la violenza sulle donne, mi sono sempre schierato dalla parte delle donne e mi sono sempre schierato contro atteggiamenti volti a insultare la figura femminile. Ed è per questo che, ripeto, ieri sicuramente ci sono andato troppo leggero e ho ironizzato su un fatto importante. Però, ripeto, spero che tutti questi insulti possano finire, perché non è facile, non è per niente facile. Grazie a tutti, un bacio. Inoltre, ragazzi, Damiano ha pubblicato anche questo post. Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno con le mie parole di ieri. La mia voleva essere semplicemente ironia. Vabbè. Era solo ironia. La mia intenzione non era quella sicuramente di offendere nessuno, e qualora qualcuno si sia sentito offeso, chiedo scusa. Va bene, ragazzi, al di là di tutto, scherzi a parte, io ho accettato di buon grado le scuse di Damiano, ed ecco perché quando mi sono imbattuta nelle stories della fidanzata di Damiano Erfaina, io sinceramente, cioè, ho iniziato a schiaffeggiarmi, perché ho cominciato a pensare che questo non potesse che essere un incubo, perché il realismo, ragazzi, cioè, è andato perduto, nel senso che questa situazione si è fatta onirica. Per farvela breve, ragazzi, l'idea di base di Sharon, fidanzata di Damiano Erfaina, che più studiati conosceranno grazie a Temptation Island, è che Damiano non abbia sbagliato, cioè non si doveva proprio scusare. E se qualche donna si è sentita offesa, è un problema suo, della donna. Lamentarsi del catcalling, secondo Sharon, è un'esagerazione, perché, altra carta influencer, ci sono problemi più gravi di cui parlare, di cui tuttavia, naturalmente, ragazzi, lei comunque non parla. Vi faccio vedere le sue stories. Buongiorno, ragazzi. Io non mi sono mai messa in mezzo sulle cose di Damiano. Questa, però, la devo dire, perché augurare la morte a una persona per un pensiero così generalizzato, secondo me è molto peggio del pensiero stesso, che sia giusto o sbagliato. A prescindere da questo, è peggio commentare e augurare la morte a un ragazzo per un pensiero, per il suo pensiero, sempre molto generalizzato, perché il suo pensiero è molto più elaborato. In 15 secondi di storia non è possibile spiegare alla perfezione quello che si vuole dire. Per cominciare, ragazzi, non si fanno le storie mentre si guida, cioè fare le storie mentre si guida dovrebbe, non lo so, influire sul calcolo finale del quoziente intellettivo. Quantomeno dovrebbe essere disattivata la patente a tutti quelli che fanno le storie mentre guidano, perché, cioè, sei colto in flagranza di reato. Rivalutiamo per cortesia questo comportamento, perché è pericoloso. Secondo me è più di Damiano che fischia. Punto secondo, sì, sicuramente, ragazzi, spiegare nei 15 secondi concessi dalle storie di Instagram la propria opinione sul complesso fenomeno del catcalling è difficile, perché in qualche modo devi comprimere il messaggio. Tuttavia, ragazzi, di storie da 15 secondi Damiano ne ha fatte 16, le ho contate, cioè non sarà un videone di 40 minuti come fanno alcuni criminali da galera di YouTube, ma è comunque un tempo sufficiente per fare capire se hai un'opinione favorevole o sfavorevole al fenomeno. Inoltre, ragazzi, vorrei dire che, ok, che in pochi minuti far capire bene cosa si pensa non sia facile, però, cioè, non è che mi sembrano molto interpretabili determinate cose che ha detto Damiano. A fantastica, a bella, per due fischi il catcalling. Dai, vatte e die grazie. A occhio e croce, ragazzi, anche se Damiano avesse avuto a disposizione mezza giornata per articolare meglio il suo pensiero, io dubito che ne sarebbe venuto fuori un discorso anche parzialmente condivisibile. Andiamo avanti però con le storie di Sharon, in cui passa dal benaltrismo all'offesa nei confronti dei suoi concittadini, e tutto ciò, ragazzi, con grande nonchalance. Catwalk, io non so manco come si dice, comunque è successo a tutti.
ci sono cose molto più gravi. Per dire a una persona sei pericoloso, allora se vogliamo metterla su questo piano, sui social di pericoloso c'è anche molto altro. Deve essere molto più pericoloso ostentare questa bellezza inesistente, inculcando alle ragazzine di 14-15 anni una bellezza che non c'è, irraggiungibile, a meno che non si vada a un bravo chirurgo estetico. Qui a Roma saremo trogloditi, saremo arretrati, non staremo ai passi col tempo, ma qui è sempre successo. Ci sono cose troppo più gravi di cui poter parlare, di cui poter discutere, proprio gravi. Allora, io onestamente, ragazzi, non ho capito bene perché è successo a tutti, è sempre successo, e ci sono cose più gravi, dovrebbero essere argomenti utili alla causa, cioè... Fino agli anni 50 era sempre successo in America che i neri si dovessero sedere, cioè dovessero cedere il posto sull'autobus ai bianchi, e pensa quanti problemi più gravi di un posto a sedere sull'autobus ci avevano i neri allora. Però ragazzi, cioè oggi ci guardiamo indietro e pensiamo che comunque quella piccola cosa, proprio in quanto piccola, in quanto banale, era il segno di una gravissima discriminazione. Comunque andiamo avanti. Secondo me lui non doveva scusarsi con nessuno, anche se qualcuno probabilmente si è sentito offeso, ma è un problema suo, perché ha voluto intendere quel discorso a suo favore. E quindi lui, secondo me, non aveva nessun bisogno di scusarsi. Purtroppo, per fortuna, è un personaggio pubblico, e quindi per placare questi animi focosi che stanno parlando di lui in una maniera, lo stanno descrivendo totalmente l'opposto di quello che lui, non lo so, probabilmente scusarsi con le persone che hanno capito male forse è stato giusto, io non l'avrei fatto. Quindi, care amiche, se vi siete sentite offese è un problema vostro, capito? Cioè, perché la sensibilità di Erfaina e della Fainessa è metro di misura della corretta sensibilità. D'altra parte, loro, ragazzi, hanno sicuramente studiato mattoni di educazione sentimentale, quindi loro dicono che cosa ci deve offendere e che cosa no. A questo punto, ragazzi, arriva la parte strong. Per ricalcare un trend attuale, io direi, cioè introdurrei queste stories dicendo ciò: dimmi che sei sessista senza dirmi che sei sessista. Se passa un bel ragazzo in una bella macchina e grida bella, allora lì va bene, perché è un bel ragazzo e ha una bella macchina. Per favore, svegliatemi. Allora, non va bene neanche in questo caso, è fastidioso a priori secondo me, perché è un comportamento invadente, punto. È il fatto che Sharon dica dopodiché che ci siano alcune donne a cui non dà fastidio il catcalling, riportando pure certi screenshot che confermano la sua tesi, è sbagliato, ma soprattutto è ininfluente questo fatto, perché la singola esperienza personale è soggettiva e pertanto non può pregiudicare la sensibilità di tante altre donne. Cioè, ricordiamo che esiste una donna nel mondo di nome Valentina Nappi, per la quale un uomo che se lo esce davanti a una donna sul treno e se lo trastulla davanti a lei è esilarante. E allora l'esperienza soggettiva di Valentina Nappi dovrebbe alzare per forza gli standard della sensibilità media e cancellare il reato di molestia? Non credo, cioè, e se un giorno spuntasse una donna che ha la fantasia di essere presa di forza da un passante, di essere infilata in macchina, che c'è, che cosa facciamo? Alziamo gli standard di tolleranza degli stupratori? Non lo so, ci dobbiamo adattare alla sensibilità di questa singola donna? Cioè, che discorso è? Ragazzi, io mentre registravo il video non lo sapevo, però a quanto pare proprio Valentina Nappi si è sentita in dovere di intervenire in questa polemica, ovviamente come di consueto, per screditare chi percepisca il catcalling come una molestia, perché per lei, cioè la filosofia di Valentina Nappi è che tutte dobbiamo avere lo stesso livello di sensibilità, ovvero il suo. Leggo questi due tweet scritti da Valentina Nappi. Tweet numero 1: ho ricevuto tanto catcalling da adolescente, ero sempre in strada e a piedi, continuo a pensare che siano più fastidiose le campane delle chiese. Allora, io non trovo fastidiose le persone che masticano le chewing gum con la bocca aperta, eppure so che ad alcune persone dà fastidio, per cui evito di andarmene in giro a ruminare come una capra. Figurati quando si tratta di qualcosa per cui determinate persone si sentono violate nell'intimo. Cioè, perché è così difficile da capire? Il secondo
tweet, ragazzi, è una risposta ad un tweet scrittole da un utente, ovvero è brutto comunque, ti mette a disagio e in imbarazzo. Se fosse davvero un complimento, perché accade sempre quando sto da sola, quando sto in compagnia di mio padre, mai, chissà perché. Al che, ragazzi, Valentina Nappi risponde: quindi deve uscirti il cazzo quando c'è anche tuo padre? E anche per oggi, ragazzi, Valentina Nappi ha manifestato le sue infallibili capacità di comprensione del testo. Andiamo avanti, ragazzi. Sharon prosegue così. Ovviamente mi viene voglia anche a me di sputare in faccia a queste persone, è ovvio. Ci sono anche degli... cioè, è troppo ampio il discorso. Allora, il discorso è sicuramente ampio, è vero, però io preferirei che questa persona fosse intellettualmente onesta e ammettesse di non essere in grado di articolarlo un discorso così ampio, perché non è competente in merito, perché non ha mai letto niente sull'argomento, ha ammesso lei stessa poche storie fa di essere così ignorante da non sapere nemmeno pronunciarla la parola catcalling. Catwalk, io non so manco come si dice. Invece no, c'è qua... tipo, sembra quasi che si finga esperta. Ah, ragazzi, la questione è ampia, cioè è troppo difficile discuterne nelle stories, capito? Quindi non parliamone, datemi ragione e basta. Vi assicuro che avrei molto da dire per sostenere questa tesi, ma non lo farò perché la questione è troppo ampia. Ma poi che cosa ne volete capire che siete in maggioranza donne? Addirittura, ragazzi, a un certo punto Sharon tira fuori lo screenshot di una tizia che le ha scritto tramite DM, rispondendo alle sue stories, che da piccola era bruttina e invidiava le amiche che ricevevano catcalling. Leggiamo un attimino questo screenshot. Io da ragazzina ero bruttarella e invidiavo le mie amiche quando i ragazzi gli fischiavano dietro e le riempivano di complimenti. Sì, burini, ma sempre complimenti erano. Riporta il mio messaggio a Damiano, lui non mi legge e non mi risponde mai. Tu sì, forza raga, un abbraccio grande dalla Sicilia. Pizzica, lo sapevo. Attenzione, ragazzi, perché in realtà queste parole, anche se sembrerebbe il contrario, vanno a dare forza alla tesi secondo la quale il catcalling sia una pratica da condannare, sia una pratica da fermare. Perché trattare le persone come oggetti da recensire non è cosa buona, in quanto fomenta una visione corpocentrica delle persone. Quindi il punto, ragazzi, non è che dovevano fare catcalling pure a quella bruttarella, il punto è che non dovevano farlo a quelle fighe, cioè non dovevano stimolare questo tipo di competizione, perché uscire con le amiche non deve diventare una passerella, non deve diventare un concorso di bellezza in mezzo a degli autoproclamati giudici che sicuramente nella vita non si sono dedicati allo studio dell'estetica. Non contenta, ragazzi, Sharon aveva pubblicato lo screenshot di un messaggio inviatole da una tizia che ha annunciato fieramente che ricevere catcalling le faccia piacere. Pubblicare uno screenshot del genere, cioè, va a diffondere l'idea già troppo comune che fare del catcalling sia da incentivare, perché alle donne piace il catcalling, quindi, capito, vai pure a stimolare una fantasia maschile, è imperdonabile, soprattutto dal momento che Sharon stia sicuramente evitando di pubblicare i messaggi di chi sicuramente le starà raccontando una versione diversa. E allora, visto che è così, ve la racconto io una versione diversa. Allora, la prima volta che io ho subito catcalling avevo, ragazzi, 11 anni e me la ricordo benissimo. Mi ricordo pure, non so perché, che avevo la coda. Vabbè, dettaglio ininfluente, però me lo ricordo perché mi sono interrogata sul mio aspetto. Allora, stavo andando a scuola, forse stavo tornando da scuola, questo non me lo ricordo. Tuttavia mi ricordo che avevo la coda e un tizio si è affiancato a me con la macchina e mi ha detto che ero bellissima e mi ha chiesto se volevo un passaggio. Io sono rimasta interdetta, non mi era mai capitata una situazione del genere, non capivo cosa mi stesse succedendo, quindi ho ringraziato un po' turbata e ho ovviamente rifiutato e ho accelerato il passo. Il giorno dopo, ragazzi, assurdo, mi è successo di nuovo e da quella volta, cioè, quella è diventata la mia routine, tanto che, ragazzi, ci ho fatto l'abitudine proprio prestissimo e la situazione non è mai cambiata di una virgola e mai una volta nella mia vita mi ha fatto piacere ricevere un apprezzamento del genere per strada, perché comunque
in ognuno degli uomini che mi fa un complimento mentre passo, io ci vedo gli uomini che mi suonavano il clacson e facevano commenti sul mio sedere 2 anni prima che io avessi la prima mestruazione. E secondo Sharon invece devo sentirmi lusingata, ma che discorsi sono? Cioè, tu pubblichi il racconto di chi trova piacevole questa cosa e lo fai di proposito per sminuire la sensibilità di quelle donne che si sentono molestate e facendole passare per fighe di legno. Naturalmente troviamo in prima linea, in difesa di Aurora Ramazzotti, il suo best friend del cuore, ovvero l'influencer Tommaso Zorzi, che credo abbia recentemente vinto il Grande Fratello, ha sicuramente partecipato, sono quasi sicura che abbia vinto, tra l'altro il Grande Fratello più lungo della storia, proprio un sopravvissuto. Tommaso Zorzi, ragazzi, come al solito la tocca pianissimo con queste stories. A questo punto, dopo aver pseudo chiarito su una tematica riguardo la comunità LGBT con Erfaina, mi torna con questa cosa qui e diventa compassione, nel senso che mi fa pena e mi dispiace il fatto che io non riesca a elaborare un ragionamento che ha un senso. Una donna non può essere, come dire, ridotta a un paio di gambe e questo può legittimare un uomo a fischiarle per strada. Vuol dire che c'è stata l'evoluzione della specie, non siamo più delle bestie. Mi rendo conto che parlare di evoluzione per quanto riguarda Erfaina è un po' erbole. Però quello che mi dispiace non è tanto il fatto che lui sia più che ignorante stupido, è il fatto che lui sia seguito che lo rende pericoloso, cioè è questo un po' il punto. E mi auguro che prima la gente possa capire che sono soggetti veramente pericolosi, e uso proprio la parola pericoloso perché non c'è una parola migliore, sono proprio pericolosi. Nel frattempo, ragazzi, ci sono state diverse donne che si sono espresse sui propri social in difesa di Aurora Ramazzotti contro le parole di Erfaina. E, visto che fino a questo punto del video sembra che si siano espresse contro il catcalling soltanto uomini, mi sembra opportuno fare a questo punto un medley delle parole delle influencer che invece hanno voluto esprimersi sull'argomento e contro il fenomeno. Carissimo Erfaina, per l'ennesima volta ti sei fatto riconoscere per il gran che sei, e i miei più sentiti complimenti, perché Non credevo fosse possibile che da una sola bocca potessero uscire così tante stronzate, ma mi hai fatto ricredere. I genitori, i miei amici, le persone che comunque mi stanno intorno mi hanno sempre spiegato che in quanto donna io devo uscire di casa con lo spray peperoncino in tasca e le chiavi tra le dita. Perché? Perché io potrei essere aggredita da un momento all'altro e io per questo vivo nella paura. Ho paura di portare fuori il mio cane da sola, ho paura di portare fuori la spazzatura, ho paura di fare qualsiasi cosa, perché ormai è diventato normale che noi donne dobbiamo subire questo tipo di violenze. Ah, carissimo Erfaina, prova a metterti un attimino nei miei panni. Vado a portare fuori il cane, sono le 6 del pomeriggio e inizia a farsi buio. Mentre cammino vedo un cinquantenne, che quindi potrebbe essere mio padre se non mio nonno, che mi fischia. Che figa! Io cosa penso? Penso, grazie, sto sconosciuto, mi sta facendo un complimento, ti ringrazio. Oppure penso, cazzo, sto qua magari è un malintenzionato, sto qua magari vuole farmi del male, devo scappare, che paura. Che queste situazioni già capitano spesso. Se tu, con un pubblico di 1 milione di persone, trasmetti il messaggio che è una cosa normale fare catcalling, peggiori la situazione. Ho le maniche a 3/4 perché insomma mi pareva doveroso partire già avvantaggiata in questa cosa. Non parleremo di Erfaina e del fatto che l'idolatria in questo paese stia mandando tutto in vacca. Lui fa apposta questo genere di discorsi per creare disordine e far parlare di lui. Non vi racconterò neanche il trascorso passato che ho con questa persona ancora prima di diventare famosa, perché non mi importa rivolgermi a un essere umano che umano non è, perché non solo non ha alcun tipo di morale, di etica, non solo si vende, si risvende, ma poi non ha umanità. Capita tutti i giorni di sentirmi urlare, fischiare, toccare. E mi capita da quando mia madre ha smesso di darmi la mano, da quando ho 12 anni, da quando ero una bambina. Sono cresciuta e ho iniziato a mettermi la gonna e non mi sono più messa a reggiseno perché mi infastidiva. In quel periodo facevo la chiappina per turisti al ristorante di mio zio. Finalmente lì tutto quell'incubo è diventato quotidianità. Mentre andavo al lavoro, mentre stavo lì, a buona, bella con ste pere de fori, a figa, vergognavo.
Mi sentivo uno schifo e soprattutto mi sentivo guardata e giudicata da tutti. Soprattutto, diciamolo, dalle donne più grandi che passavano per strada. E più grandi che anziché comprendere, magari addirittura rispondere a questi adulti che dicevano queste cose, mi guardavano così. Lasciate perdere sti imbecilli che vivono di vuotezza, vivono solo per soldi. Un giorno sputano male su un programma e il giorno dopo ce li trovi a farlo. Parlano male di un argomento, poi vanno in TV e cambiano idea. Ma che valore hanno? Proprio umano, che valore hanno? Queste non sono persone, sono personaggi. Sono maschere di carnevale tutti i giorni. Buffoni. Ragazzi, anche un altro ex concorrente di Temptation Island, ovvero Francesco Chiofalo, si è intromesso in questa polemica sul catcalling commentando le parole di Erfaina. Vi faccio vedere le sue stories. Il catcalling, inutile dire che è una cosa totalmente sbagliata, primo perché le donne non sono degli oggetti, sono delle persone e trattandole in questo modo si manca di rispetto alle donne. E secondo perché è un atteggiamento che può sfociare anche nel bullismo, perché una donna potrebbe essere anche accompagnata da un uomo in quel momento, e nel momento in cui delle persone strillano verso questa donna degli apprezzamenti, il suo fidanzato si potrebbe sentire bullizzato. Ci potrebbe anche essere il rischio che finisca tutto con una violenta litigata. Per quanto riguarda invece il suo ragionamento, quindi a suo dire, se uno vede un paio di gambe non c'è niente di male, così ha chiamata una donna, un paio di gambe, insomma, bel modo per chiamare una donna, un paio di gambe, non c'è niente di male che se uno vede un paio di gambe si mette a urlare ah fantastica, ah bella fregna, non c'è problema. Quindi seguendo il suo ragionamento, se uno fa così con la sua fidanzata, per lui non ci sarebbe nessun problema, anzi forse gli fa quasi piacere. Del fatto che comunque anche lui si sbilancia un po' riferendosi alla donna come una specie di proprietà del suo uomo che la deve difendere dalle attenzioni dei malintenzionati, dalle attenzioni sgradevoli dei suoi molestatori, al costo anche di ricorrere alla violenza, cosa assolutamente sbagliata. Tutto sommato, quello che ha detto Francesco Chiofalo potrebbe essere un modo efficace per far capire a Damiano o a un Damiano di turno quanto possa essere spiacevole il catcalling. Inoltre ragazzi, Francesco Chiofalo, essendo di Roma, ci tiene a sottolineare che no, questo tipo di comportamento non esce di serie ai cittadini romani, come ha lasciato intendere Sharon. Ci tengo a precisare che lui come me, ma lui non rappresenta Roma e non rappresenta il pensiero dei romani, lui rappresenta se stesso e il suo pensiero, quindi questo è importante. A questo punto ragazzi penso che sia tutto, io la mia ve l'ho anche detta, non mi ripeterò di nuovo perché come al solito mi sono già dilungata più del necessario. È chiaro che il catcalling ragazzi si collochi in fondo alla piramide degli abusi di genere, però questo non significa che non debba essere trattato come un fenomeno comunque che ha la sua gravità e che riflette per cominciare una grave maleducazione, per continuare un egocentrismo smisurato e per finire ragazzi riflette un'immagine della donna svilente da parte che hanno alcuni uomini, perché il catcaller considera il rapporto uomo-donna in modo gerarchicamente simile a quello uomo-cane. Tra l'altro ragazzi vi racconto questa e chiudo. Nell'ultimo periodo, prima del Covid, prima di trasferirci, andavo a comprare il pane con Carlo. Ho fatto l'esempio del panificio per un motivo specifico, cioè che mi riguardava personalmente. Cioè andare a comprare il pane era una sfilata praticamente. Infatti quando ce le avevo troppo girate, niente, dieta, non si mangia pane, mangiamo senza pane. Quindi ragazzi vi dicevo che nell'ultimo periodo andavo a comprare il pane con Carlo, perché mi sono accorta che quando uscivo col mio cane nessuno si permetteva di farmi commenti non richiesti. Cioè incredibile, magia ragazzi, magia. Boh, paura del mio Carlino. Il mio eroe, vieni qua amore. Per fortuna ragazzi sono sempre più numerosi gli uomini che trovano aberrante questo comportamento e sono fiduciosa che anche Damiano abbia compreso l'errore e pertanto non attuerà né incentiverà mai più un simile comportamento. Ed è sempre importante ricordare che ragazzi l'obiettivo non è quello di cancellare, eliminare il sessista di turno, non lo so, cancellare la sua memoria, ma cercare di
farlo ragionare, cercare di migliorarlo, perché se migliora lui, migliora un po' tutta la società ed è una vittoria. Non perdiamo di vista questa cosa e non ci facciamo annebbiare dall'odio. Sono invece un po' perplessa dal comportamento della sua fidanzata, perché comunque il sessismo benevolo purtroppo certe volte è più difficile da riconoscere, far riconoscere e far respingere. Però ragazzi, che dire, nelle mie fantasie c'è un Damiano ravveduto che fa ragionare la fidanzata. Chi può dirlo, ragazzi? Sognare è gratis. Detto ciò ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio per la vostra gentilissima attenzione e vi ricordo che ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale. A voi la linea.